Sono i nostri dipendenti che devono comunicare. Vediamo a tutti, proceda nella presentazione della giornata di oggi. Il primo filmato che ha seguito l'intervento di Mr. Kron riguardava le tecnologie del treno. Il treno è fatto di tecnologie, interamente nella responsabilità di Alstom, ma è fatto anche di interni, che è la parte che interessa maggiormente i viaggiatori. E gli interni sono stati fatti da Alstom insieme a noi, con una attenzione direi maniacale dei nostri dirigenti, dei nostri tecnici, dei nostri azionisti, in particolare devo dire del nostro presidente, che ha seguito l'evoluzione degli interni dettaglio per dettaglio. Nel progettare gli interni abbiamo seguito due obiettivi: uno, quello di garantire qualità costante lungo tutto il treno, dove qualità significa materiali, significa componenti, significa dettagli. Il secondo obiettivo era quello di, data una qualità costante a tutti i viaggiatori, di differenziare il treno in ambienti. Abbiamo preferito chiamarli ambienti perché sono habitat veri dove i viaggiatori passano il tempo di viaggio. E come avete visto nell'ultima didascalia del filmato, abbiamo deciso di organizzare tre ambienti. Un ambiente smart che definiamo qualità e comfort al minimo prezzo. Un ambiente prima che intendiamo, col quale intendiamo viaggiatori comodamente serviti e con un particolare tipo di servizio al posto. E infine un terzo ambiente, abbiamo chiamato ambiente club, che è caratterizzato da privacy, dal massimo della comodità e da un servizio personalizzato. Questi tre ambienti poi si articolano in cinque modi di viaggiare, perché una carrozza di prima l'abbiamo chiamata prima relax, dove sono proibiti toni alti e l'uso del cellulare. Ad evitare polemiche che possono insorgere in questi giorni, dico subito che la relax non è una nostra invenzione,